Buonasera a tutti qua, benvenuti al nostro consueto martedì sera di disegno e di discussione su serie e affini. Ciao a tutti e benvenuti, qui presenti con noi Matteo e Michelle, e stasera cominciamo la nostra live sugli spokon, o meglio sui manga sportivi. Allora comincio mettendo il mio schermo, ragazzi. Io oggi faccio una dedica a Slam Dunk. Ciao Alex Tiger, buonasera. Allora, Slam Dunk, che è praticamente, vabbè, io di Spokon ne ho visti un po' nella vita, veramente un pochino, però Slam Dunk, diciamo, è quello che mi ha lasciato un pochino più il segno. Poi ultimamente è anche uscito il film, se non sbaglio si intitola The Last Slam Dunk, è praticamente un manga spoken che parla di basket, ma penso che lo conosciate tutti quanti. Ora aspettiamo che ci sia qualcuno di più in chat. E voi conoscete Slam Dunk, ragazzi? Vabbè, io di nome, di ovvio nome, è impossibile non conoscerlo di nome. Sì, beh, di nome decisamente sì, di averlo visto letto purtroppo no, non ho avuto l'occasione. Io vi dico che sia il manga sia l'anime erano tutti e due molto belli e si lasciavano guardare tutti e due, cioè a parte che Inoue è un mostro e chiunque abbia visto della roba sua sicuramente sa di avere a che fare con un autore non solo completo ma veramente sotto ogni punto di vista mostruosamente bravo anche a livello tecnico, basta vedere le tavole di Vagabond e roba del genere. Però ciao Mr. Dotto, buonasera. Benvenuto. È lo stesso di Vagabond. Buonasera Ibis. Che dicevi, scusa? È lo stesso di Vagabond, l'autore? Sì, esatto, esatto. L'autore è lo stesso di Vagabond. Attualmente i manga che ha fatto Inoue, Takehiko Inoue, sono tre. Sono Real, che parla del basket in carrozzella, se non sbaglio. Poi Slam Dunk, che è il suo, diciamo, manga più famoso, e Vagabond, che comunque lui continua, ma è fermo da un sacco di tempo purtroppo, e io qui sono un po' arrabbiato perché anche lì era un manga di cui avrei voluto vedere il proseguio più che volentieri, ma purtroppo sono rimasto un pochino fregato perché a un certo punto Inoue ha proprio stoppato di disegnarlo, proprio forse per ritornare a Real, però non ne sono sicuro, quindi se qualcuno ha delle altre informazioni in chat ci dica pure. Comunque Slam Dunk è molto bello, lo consiglio a tutti quelli che magari lo vogliono recuperare comprandolo su online, su Amazon, magari da qualcuno usato. È veramente un manga completo. Se volete capire lo stile di Takehiko Inoue, partire da roba come Vagabond è un po' pretestuoso, nel senso che cominciare a cercare di disegnare come Inoue partendo da Vagabond per me è praticamente impossibile, perché ha uno stile di disegno troppo completo, troppo arrivato e anche eccessivamente complesso in Vagabond. Tutto quello che vedete in Vagabond, secondo me lo potete imparare bene da Slam Dunk, perché in Slam Dunk sia i volumi che i personaggi sono molto più dettagliati e rifiniti. Ci sono molti meno guizzi, diciamo, grafici e molti meno preziosismi. Questo rende le tavole sicuramente meno belle di quelle di Vagabond, opinione mia. Anche se sono molto, molto belle a livello narrativo, esteticamente sono meno belle. Tasten, buonasera a te. Però vi fa capire la struttura dell'anatomia, la struttura della pagina, un bel po' di cose. Quindi io vi consiglio caldamente di leggerlo se siete appassionati e se volete un attimino capire quello che è lo stile di disegno di Takehiko Inoue. Se siete d'accordo con me o se avete qualche opinione su questo manga, esprimetevi pure in chat. Voi avete mai letto Vagabond, Matteo? Io ho il primo volume che mi avevano regalato un po' di anni fa a Natale e avevo letto quello, poi non l'ho continuato, però mi ricordo che i disegni erano assurdi, un livello di dettaglio pazzesco. Guarda, nei primi volumi di Vagabond era ancora allo stesso livello di Slam Dunk, sono gli ultimi che però hanno veramente una marcia in più, perché sono ancora più di quello. Sì, esatto. Wow. Guarda, faccio vedere, già che ci sono, qualche tavola di Vagabond recente, perché ovviamente vorrei che tutti quanti condividessero queste cose.
Allora, questo è una delle prime copertine pazzesche. Questa è la copertina del numero 37, invece. Vedete, qui va molto di più sulla china e praticamente usa molti più guizzi grafici. Vedete questo pennello sporco? Poi, vabbè, ovviamente inframezza anche l'uso... Non so se Inoue usi il digitale, io penso di sì, però se lo fa lo usa veramente in un modo incredibile. Poi come potete vedere il suo stile diventa sia grafico che fotografico, quindi è qualcosa di veramente prezioso secondo me. Poi vabbè, ci sono queste pagine dove c'è tutta questa ricerca, tutto questo intimismo, tutta questa cosa meravigliosa. Mentre nelle primissime pagine del primo volume che hai fatto te, che hai visto te, Matteo, era ancora, diciamo, molto tecnico. Qui è ancora qui è già avanzato, perché mi ricordo questo volume... Mantenendo alta la leggibilità. Ciao solo nessuno, benvenuto. Sì, ciao. Sì, un genio assoluto, ragazzi. Anche questo è uno degli ultimi volumi. Qui, se non sbaglio, il protagonista non è Takezo Shinmen, ma un altro samurai. Non vi dirò chi, tanto se l'avete letto lo sapete. Però potete vedere. Mentre questo è ancora, diciamo, l'Inoue post, come si dice, post Slam Dunk, dove comunque potete vedere tratteggia i volumi già ancora con più, diciamo, meticolosità. C'è meno azzardi. Vedete anche questo tratteggio, com'è preciso, com'è tecnico. Mentre invece quando si va su una cosa del genere, vedete che proprio qui ha una mano molto più sicura, ma anche nel disegnare e dettagliare paesaggi, nel fare una regia. Questo è uno dei personaggi più belli di tutti, Tosai Ito, che è veramente molto molto bello, secondo me, questo vecchio samurai, che comunque è un personaggio famosissimo in Giappone. Si sta parlando di cose di Musashi Miyamoto, Itosai Ito, Kojiro Sasaki, che sono personaggi che ormai fanno parte della storia giapponese, come i nostri Lorenzo dei Medici e roba del genere. No, non sto scherzando. No, è un bel paragone. Perché per loro è come raccontare la storia del proprio paese, anche se sono personaggi che vanno a metà tra storia e leggenda, perché Miyamoto è famoso soprattutto per il libro dei Cinque Anelli, che è famoso come una specie di trattato sulla via della spada. Poi tra l'altro qui la storia che tratteggia Inoue in Vagabond è quella di una via della spada al tramonto. Comunque, intanto andiamo a vedere un attimo invece le pagine di Slam Dunk. Comunque dovevo prendere una reference per i capelli di amici, che questi capelli a chiorba. Come potete vedere qui, narrativa e leggibilità sono comunque di altissimo livello anche nelle pagine di Slam Dunk, qui vediamo. Però, come potete vedere, siamo ancora a un Inoue che è più che maturo a livello narrativo, però ancora molto, molto tecnico, diciamo. Vedete anche qua. Che qui sono personaggi ancora molto, sì, molto caricaturali nelle loro espressioni, sì, anche se questa tavola sì, capisco quello che intendi. Ciao Angela, buonasera. Comunque io preferisco Ria alla Slam Dunk, solo nessuno. Vediamo un po' se vediamo qualche pagina di Real, perché Real è un suo lavoro recente. Quindi come potete vedere in Real, se possiamo, abbiamo una regia come quella di Slam Dunk, con un tratto grafico che comincia a diventare simile a quello di Vagabond. Quindi come potete vedere ci sono delle cose molto belle. E anche questa cosa qui di focalizzare sul basket in carrozzella. Sì, è basket in carrozzella. È quello là che dicevi. Interessante. Cioè, è una serie più lunga o è tipo un fumetto one shot? Ma credo che qui abbiamo il volume 12. Credo che sia serializzato. Ok. Perché non ne avevo mai sentito parlare. Ma è una sua opera minore, ma è uscita anche qua. Cioè, opera minore, in realtà lui adesso credo che stia lavorando a quello, però non... aspetto conferma da chi lo legge, perché ovviamente io non è che posso leggere tutto. Poi credo che sia molto... serie in corso ferma al 15. Credo che tutte le serie di Inoue comunque siano abbastanza ferme. Anche perché, avendo fatto un po' di nero con Slam Dunk e anche con Vagabond, credo che...
credo che sia a posto, penso, per tutta la vita in Howe, quindi a un certo punto capisco anche che persone come lui si rompano le scatole. Il mio messaggio dice che è ancora in corso di moderazione, ma non ho scritto parole strane. Oh, io, Mr. Dotto, non so che cosa puoi aver scritto, Angela, nel mentre che voi disegnate, io scrivo la tesi di laurea. Angela, buon lavoro, veramente. Comunque, io adesso tolgo Real, torno al mio disegno e chiedo a voi che cosa state disegnando, anche a voi a casa. Allora. Chi va prima? Vai tu. il mio è ancora in una fase di bozza, però se vuoi mostrarlo, ne parlo un pochino. Ma per me va bene, tanto, cioè, ve l'ho detto, non voglio restare. Posso andare anch'io, come preferisci. Allora, questo chi è? Allora, lui è Hiroma Yoichi ed è uno dei personaggi di iShield 21 o iShield 21, che è un fumetto spoken creato da Yusuke Murata, e, che è uno dei miei autori preferiti, se non il mio preferito, e, ed è riuscito in questa storia a farmi apprezzare il football americano, che è uno degli sport più lontani dai miei interessi che ci poteva essere. È veramente fatto bene, i personaggi molto molto belli, molto divertente, molto anche potente. E se non l'avete letto o visto, vi consiglio almeno di guardare l'inizio o comunque cercare qualche clip, perché sono veramente fantastici. Tasten, io sto disegnando flange in acciaio con tornio CNC. Disegnare anche quello alla fine. Peccato che tu non possa partecipare stasera. Se fossi a casa disegnerei Mark Landers, non ricordo il nome originale, Kojiro Yuga, Captain Tsubasa, che è la stessa cosa che ha scelto che ha scelto Alex. Molto bene, iShield 21 ovviamente è del mio amatissimo Yusuke Murata, e lo adoro veramente tantissimo. Mi piace veramente tanto come disegna Murata, anche se non ho mai letto, confesso, iShield 21. Questo purtroppo ve lo devo confessare malamente. Cosa ti piace della storia di iShield 21, Matteo? Allora, per prima cosa i personaggi, perché anche solo il cast iniziale dove ci sono Hiruma, poi c'è un altro ragazzo che è molto tondo, che praticamente è un armadio, non lo puoi spostare, nulla, è gigantesco e quindi è molto forte in difesa nel gioco del football. E poi c'è il protagonista, che è invece bassottino, molto veloce, che è diciamo quello che deve cercare di schivare gli avversari per andare a fare touchdown. E tutti questi tre hanno una dinamica molto interessante tra di loro, si completano molto bene, perché abbiamo il capitano, che sarebbe lui, Hiruma, che è un po' manipolatore, che ha sempre un secondo fine, qualcosa, cerca sempre di vedere negli altri le debolezze per sfruttarle. E assieme invece a uno super pacioccone, super gentile, che cerca sempre di aiutare, che è quello in difesa nel team, e che cerca sempre di aiutare gli altri. E poi il protagonista, che è un po' più timido, magari non è completamente sicuro di voler fare questo sport, che però, vivendo con questi altri due, comunque si evolve, vede tutte le sfaccettature dello sport, e assieme al protagonista conosciamo tutte le caratteristiche e altri personaggi che si aggiungono al team. Figo, allora, molto figo, una bella dinamica. Allora, intanto, solo nessuno, se sapessi disegnare farei qualcosa sul wrestling. Aspetterò De Fresco, sì, De Fresco, che sta facendo un manga sul wrestling, questo io spero che poi la maggior parte delle persone lo sappia. Poi invece, si può considerare Spoken anche Skate the Infinity? Cos'è Skate the Infinity? Qualcuno di voi lo conosce? No. Io cerco. Ah, forse quello scritto SK8, mi sembra di averlo già letto da qualche parte, però non l'ho visto. Dovrebbe essere sugli skateboard. Però non l'ho, giuro che non l'ho mai sentito.
Quanto tempo fa è uscito, ragazzi? Non lo so. La grafica sì, non mi sembra recentissima, però boh, vediamo. Allora, intanto cerco, Nel caso hai qualche disegno, vediamo un po'. Ah, è uscita nel 2021 la serie anime. È un... È una serie completata, Skate the Infinity. Ma se hai dei disegni, IBIS 46, vediamoli tranquillamente. Sarei molto contento di vederli questi disegni. Anche perché è un manga che non conosco, mentre gli altri manga di Inoue o tutta la roba di cui abbiamo parlato stasera, bene o male, l'ho vista, la conosco e tutto il resto. Questo io proprio non l'ho mai sentito. Quindi siamo lì, ragazzi. Sì, se vuoi condividere qualsiasi cosa, dici pure. Manda pure. Allora, invece partiamo e passiamo al disegno di Michelle. Michelle, posso? Sì, sì, vai. Ho permesso? Uh-huh. Un attimo, Allora, vediamo un po'. Dunque, mandiamo la... Oh, questo chi è? Parlaci questo... di questo... Allora, attenzione... Questo... Intanto, disegnerei Joe di Megalobox. Sì, vabbè, Joe di Megalobox, che è anche praticamente una citazione del Rocky Joe storico, perché Megalobox è un'enorme citazione di Rocky Joe fatta per il 20° anniversario della serie, credo, o 30°, non so. Dimmi un po', scusa Michelle se ti avevo interrotto, chi è questo? No, questo è il protagonista di IQ, che si chiama Hinata Shoyo. E praticamente IQ, tipo, non so, Ruggine, tu non l'hai visto, non l'hai letto? Poi magari parlo un po' di cosa no, parla. No, io non l'ho letto proprio IQ. Lo conosco bene ormai, anche i personaggi, ma non l'ho letto. Quindi parlacene pure, Michelle. Praticamente è un manga e anche un anime sulla pallavolo. E parla di questo ragazzino che si chiama appunto Hinata, che ha una passione fortissima per la pallavolo, ma è bassino, e viene tipo all'inizio della storia, viene da un background in cui la sua scuola non lo permetteva di giocare a pallavolo perché non esisteva il club, non aveva avuto molte occasioni di... Oh, abbiamo perso Matteo? No, cavolo, aspetta che gli scrivo. Aspetta un attimo, intanto continua, intanto okay, chiedo sì. E praticamente appunto era un grande appassionato di pallavolo, voleva giocarci tantissimo, non aveva avuto molte occasioni di farlo, fino a che appunto arriva alle superiori, dove c'è un eccoti. Sono Matteo, tornato. Ci sei? Sì, sì, è chiuso Firefox, non lo so. Okay. Va bene Matteo, dai, succede anche nelle migliori famiglie. Ah già, avevi perso l'occasione di stare nell'angolo delle brutte persone. Ecco, era perfetto. L'hai riguadagnata, ed eccoci qua. Yay. No, vabbè, scherzo, dai, Matteo, mi hai fatto prendere un colpo, l'ho detto, no, l'hanno rapito gli alieni. Ah, sì, la prima cosa che succede quando una persona scompare sono gli alieni. Ovviamente, ma che scherziamo? Insomma, finisci pure, Michelle? Sì, praticamente lui ha... occasione di arrivare a questa scuola superiore, dove finalmente c'è un club di pallavolo per la prima volta nella sua vita, quindi lui è emozionatissimo, però si rende conto che appunto non è bravissimo all'inizio, bisogna di tipo esercitarsi e tutto quanto, e poi in realtà si vede che lui comunque è molto portato, si vede che ha molta passione, molto talento per questa cosa, quindi inizia ad allenarsi con questi nuovi compagni di classe, di scuola, e inizia appunto a fare partite, tutto quanto, ed è molto bello il modo in cui mostrano la crescita dei personaggi, delle loro amicizie, dei loro sogni nella vita, e quindi è un po' questo, è molto slice of life, non c'è tipo cose tipo super particolari o super stereotipate, queste cose qui, però una cosa che mi è piaciuta molto è come hanno proprio come l'autore ha descritto e caratterizzato i personaggi e la loro crescita, è molto umano, quindi è una cosa che ho apprezzato molto. Molto bene,
molto molto bene. Tra le altre cose, Haikyuu è apprezzatissimo da tutto il pubblico femminile, cioè è una cosa che mi sono sempre chiesto il perché. Tu, scusami Michelle, spero che non sia una domanda stupida, ma da lettrice, mi puoi spiegare secondo te qual è il motivo del grande successo di Haikyuu, senza fare facili battutacce da parte della chat, per favore? Sappiamo tutti che c'è un ingrediente che piace molto alle ragazze dentro questo tipo di manga, però vorrei leggere qualcosa di più oltre che le solite chiacchiere, quindi te lo chiedo proprio perché sei una lettrice dal palato un po' fino, Michelle. Guarda, io parlo per me stessa ovviamente, per quanto mi riguarda la cosa che mi è piaciuta è proprio il modo in cui ha costruito la parte introspettiva dei personaggi, perché c'è un grande focus, oltre appunto alle partite e al giocare, c'è veramente tipo tanto a mostrare magari sia la forza che le debolezze psicologiche dei personaggi, tipo i loro obiettivi, quanto ci tengono, dove sono, dove vogliono arrivare. Per farti un esempio, una cosa che mi è rimasta molto impressa è che a un certo punto, per non fare spoiler, non dico chi è coinvolto, non dico niente, però a un certo punto c'è un personaggio che si rende conto che vuole tantissimo giocare a pallavolo, ma non si sta divertendo nel farlo, no? Continua a farlo, continua a impegnarsi, ma non si sta divertendo. E quindi, tipo, lì ti chiedi appunto se è una cosa che non ti sta dando soddisfazione, non ti diverte, come mai tipo hai questo voglia di continuare a farlo? E lì diceva che si arrivava alla conclusione, sempre in modo molto generico, che il motivo per cui ancora non si divertiva a farlo è che ancora non era bravo, no? Perché lui voleva essere bravo, voleva avere dei risultati, ma il fatto che non fosse bravo faceva sì che i suoi impegni non fossero divertenti, non fossero soddisfacenti. E questa cosa, anche se nel contesto di Haikyuu era applicata alla pallavolo, io l'ho sentita anche nel contesto tipo del disegno, come magari può essere per me, perché comunque, avendo magari un occhio molto critico e essendo che la mia mano non è ancora al passo con quello che io vorrei saper fare, disegnare non è sempre divertente, anzi molto spesso è frustrante, e quindi mi ricordo di essere rimasta molto colpita dal fatto che l'avessero messo così bene a parole e visualizzato in modo così chiaro questa cosa del tipo, questa cosa la vuoi fare, ci tieni a farla e continuerai a cadere mille volte, ma se non è ancora divertente è perché ancora non sei arrivato al livello in cui vuoi esserlo, e quando tipo inizierai ad avvicinarti inizierai a divertirti ancora più di quanto adesso. E quindi sono cose così per me, cioè è proprio la parte introspettiva, la parte di crescita personale interiore, e in più una cosa che io apprezzo molto è che c'è un grande utilizzo anche di metafore visive, per esempio c'è il muro alto che tipo il protagonista deve superare per guardare dall'altra parte, che viene visualizzato attraverso la rete di pallavolo. Ci sono anche altre metafore che proprio vengono viste in modo... vengono proprio illustrate, un personaggio che magari si parla del sentirsi in gabbia e tu vedi proprio la gabbia disegnata sulla tavola, ed è un modo di narrare molto d'impatto che a me personalmente è piaciuto tantissimo, che ho veramente apprezzato un sacco, quindi per quanto mi riguarda è proprio questo modo di narrare introspettivo e forte a livello emotivo che mi ha fatto apprezzare molto la serie. Sai cosa? Mi hai fatto venire in mente una cosa bellissima. Quando si parlava di Vinland Saga, ve lo ricordate quando abbiamo fatto la live? Mm-hmm. Allora, Vinland Saga c'è praticamente la storia di vichinghi che si massacrano, ok? Perché fondamentalmente è quello che succede, ma perché allora è così bello da vedere? Perché è così bello da seguire? Proprio perché c'è questa narrazione che segue i sentimenti dei personaggi e ne dà un'immagine veramente molto, molto completa. E anche le metafore che vengono usate, tutti gli espedienti narrativi che ti vengono presentati, sono qualcosa di veramente molto elaborato nella loro semplicità. E quindi cioè, mi hai messo in mente che uno dei punti di forza del manga, di cui io sono convinto, è proprio questo, questa forza metaforica nel narrare, questa forza nel messaggio, questa forza nella comunicazione, che ha veramente dell'incredibile a volte. E si contestualizza e si traduce anche in queste cose che poi vi piacciono tanto e vi lasciano anche un segno quando leggete.
a voi, ma anche a tante altre persone. Intanto ti passo il messaggio di Angela. Michelle, ti amo, perché ti amo per la fan art che stai facendo. Grazie. Allora, io invece sono, diciamo, arrivato a una quadra con questo Anamichi, che finalmente sembra Anamichi. Non credo però che lo dettaglierò di più, anzi, credo che cercherò di fare un paciugo, un pastrocchio proprio da live, perché lo lascerò scarabocchiato in questa maniera. Ora ve lo faccio vedere, poi dopo passo. Eccolo qua. Ah, questo per te è uno scarabocchio, wow! Sì, questo per me è uno scarabocchio ancora. Parlavamo di non essere ancora a livello, mi sento un po' in quella situazione in questo momento. No, molto, vabbè, molto Matteo, bello. Ma cioè, diciamo che io sto pensando che magari, ecco, potrei cominciare a fare proprio manga disegnate in questa maniera, però tra dire e il fare, come al solito, c'è di mezzo e un bordello di altre cose da fare che ovviamente non sono quelle che vorrei, ma purtroppo ci sta. Comunque, vi piace questo modo di stilizzare? Moltissimo. Angela Cafasso dice: Haikyuu lo adoro tantissimo, lo riguarderò dall'inizio appena avrò tempo per arrivare all'ultima stagione. E qui abbiamo una fan sfegatata di Haikyuu. Quindi continuo a fare complimenti a Michelle perché ha scelto bene, diciamo, il suo tema, e tra le altre cose ne parla con una grande passione, quindi non è soltanto una persona che sta disegnando una fan art, ma secondo me è proprio una fan accanita, una lettrice, che è una cosa abbastanza rara, diciamo, di questi tempi, secondo me, però vabbè. Allora. Comunque, Haikyuu lo trovo molto bello anch'io, perché ho visto la prima stagione, ho letto un po' il manga, solo l'ho trovato un po' troppo legato allo sport. Mi sarebbe piaciuto di più vedere quei personaggi più in una cosa slice of life, come hai descritto tu, ma che c'è come background la pallavolo e non così dare così tanta importanza anche allo sport, ma sarà perché io non sono tanto un fan degli Spokon, quindi preferisco vedere più l'aspetto introspettivo, come l'hai descritto. Ma sì, ma guarda, infatti, cioè, a me ha sorpreso quando poi ho letto Haikyuu, mi era appassionata molto all'epoca, e mi aveva sorpreso perché io in genere non sono tipo appassionata di sport, non dico Spokon perché non ho letto molto, ma in generale lo sport non è un tema che mi appassiona particolarmente, anche forse per questo che appunto non mi viene da mettermi a leggere degli Spokon, perché faccio la connessione e sport, quindi magari non mi interessa, anche se poi, come abbiamo visto, non è vero, cioè non è detto. E nonostante, tipo, capisco quello che intendi, devo dire che a me, nonostante appunto la pallavola fosse il focus veramente tipo maggioritario rispetto a tutto quanto, ho trovato comunque un diciamo affetto per i personaggi e per la loro psicologia, anche sì, posso capire anche l'aver voluto vedere altre cose, però se, per me hanno comunque fatto un buon lavoro anche tenendosi molto sulla pallavolo in sé, però capisco il punto di vista e non posso dire che tipo, se avessero aggiunto altre parti con i personaggi oltre alla pallavolo, essendo che hanno già fatto una caratterizzazione così ricca con la pallavolo, mi avrebbe fatto solo piacere vedere anche delle cose in più. Sì, poi è anche giusto, visto che è stato marketing, cioè il marketing dell'opera è comunque un manga sportivo, un anime sportivo, è giusto che ci sia quell'elemento, e molta gente che è appassionata di sport magari l'ha apprezzato anche per quell'aspetto. Sì, semplicemente è bello anche il fatto che sia così vario, che anche una persona che magari non lo guarda per lo sport riesce comunque ad apprezzarlo per tutto il resto. Sì. Poi devo dire che nel manga il movimento è spettacolare, le pagine di movimento sono veramente incredibili, veramente è un lavoro assurdo, secondo me. Ma infatti noi usiamo l'autore di Haikyuu anche come sample in alcune parti del programma del biennale, come per esempio Inchiostrazione. Sì, mi ricordo. Per l'anatomia dinamica è veramente un grande. Allora, domanda strana delle mie: Spokon, ma di sport inesistenti nella realtà ci sono? Ma in realtà sì,
Io ricordo tra tutti Beyblade, ragazzi, oppure Keijo. Quello è uno Spokon Beyblade? Non saprei dirtelo, lanciare delle trottole è uno sport, cioè si comportano come se lo fosse, quindi cioè, fanno i campionati, roba del genere. In realtà sono solo dei bambini che urlano a delle trottole da cui escono delle bestie ingrate, cioè nel senso è un po' strano. Beyblade, tra le altre cose, mi sono trovato a guardarlo perché quando avevo tipo 20-25 anni davano questo in televisione e io ogni tanto mi fermavo a guardarlo, proprio ho detto va, guardiamo questi cosi qua. E tra le altre cose i personaggi di Beyblade sono rimasti nella memoria di tantissime persone. A me francamente sembrava un po' una stronzata, però vabbè, ammetto che c'aveva i suoi punti, cioè tipo per esempio c'è quello figo e ombroso che c'aveva la trottola che si chiamava Dranzer, come se fosse, cioè come il modello di un carro armato tedesco, cioè, addirittura. No, non esiste, però cioè se io facessi un carro armato in Germania lo chiamerei Dranzer. Allora poi, questione di minuti e vi mando qualcosa, grazie Ibis. Angela Capasso, ha giocato a pallavolo per 7-8 anni, l'ho iniziata nel periodo in cui ho smesso di giocarci. Madonna, Beyblade di ricordi, ok. Altri sport inesistenti, non lo so, facevano tanti, c'era anche un anime sul dodgeball, non so se il dodgeball esista davvero oppure sia soltanto un gioco che si fa a scuola, tipo palla avvelenata, avete presente? Penso che ci sia da qualche parte, magari in America, tipo dei tornei di dodgeball. Sapete, anche qui in Italia, cioè, non si gioca a cricket, però in altri paesi è famosissimo. A volte mettono dei... Cricket l'avranno fatto, secondo me sì. Cosa? Sul cricket? Sì. Secondo me da qualche parte si può trovare. Alla fine di storie sugli sport ne hanno fatte uscire veramente di tutti i tipi e non mi stupirei. Per me, tipo, se cerchiamo abbastanza, c'è un manga su qualsiasi cosa, devi solo trovarlo. Molto probabile. Allora, che ne dici, Matteo? Il tuo suggerimento di aggiungere linee cinetiche? Eccole! Fantastico. Ti piace? Cioè, sì. Poi mi piace che siano del colore colorate e non nere, perché le fanno risaltare molto di più il personaggio frontale. Però danno comunque la sensazione di movimento. Sta un sacco. No, è venuto abbastanza bene. Mi sto anche divertendo a farlo, ragazzi. Non pensavo, veramente. Se voi se vi chiedessero di fare uno Spokon, cosa proporreste come storia, come ambientazione, come sport? Qual è quello che così tra tutti scegliereste? Interessante come domanda. Sai che io... forse proporrei il Vinciun. Cos'è? Il Vinciun non è uno sport, è una tecnica, cioè è una cosa di autodifesa che sto studiando io. Ho dato l'esame dell'undicesimo grado proprio domenica. Wow. E ho dovuto dare l'esame, ho dato l'esame dell'undicesimo grado che ero fermo da un paio d'anni per colpa del Covid. Quindi ci ho messo un po'. L'esame dell'undicesimo grado, tra l'altro, è piuttosto impegnativo perché non si tratta di uno sport dove devi fare solo progressi fisici, ma devi praticamente maturare anche una capacità di reazione. Cioè l'autodifesa sta tutta nella reazione e nella preparazione del corpo, non tanto nella possanza fisica, quello che ti dà la possibilità di non essere malmenato male, ecco, diciamo. Però sono principi molto molto difficili da capire, sono tecniche anche abbastanza difficilotte da apprendere, perché non consistono nel diventare grandi e grossi, nell'allenare la muscolatura. Per allenare la muscolatura ci sono sport come la box, come il kickboxing, che sono sport prevalentemente di resistenza fisica, perché è previsto che tu incassi, mentre il Vinciun è leggermente diverso. Ho avuto la fortuna di trovare persone che me lo stanno insegnando molto bene, tra l'altro una community piuttosto nutrita, lo sto studiando a Pisa, ci sono anche delle persone che lo fanno a Lucca, e mi piacerebbe, perché i principi del Vinciun comunque sono principi di funzionalità. E ho verificato, toccato proprio con mano, che funzionano, della serie che una persona che è, diciamo, pesa 10 kg meno di me,
può farmi volare via come se fossi un sacco di patate. Cioè proprio come se fossi una foglia. Mi sono trovato proprio di fronte a queste cose. Non c'è trucchetti, non c'è magia, non è tai chi, sono proprio funzionalità del corpo che ho visto qualcuno può sbloccare. Certo, sono cose fatte ad altissimo livello e le devi studiare per un bel po' di tempo. Tra le altre cose, cioè vederli proprio all'opera certi principi è una cosa meravigliosa che mi piacerebbe condividere. Purtroppo è molto difficile e non so se sarebbe possibile fare un manga sul Vinciun e renderlo anche avvincente, perché raccontare è la nostra strada, però non so se si riuscirebbe a raccontare una cosa come quella, perché nei manga l'esagerazione è quella che premia. Il Vinciun è estremamente e crudemente realistico, anche nelle capacità di ingaggio, perché capisci tante cose. Allora, vediamo un po', qui mi stanno dicendo Ibis ha mandato, ma qui c'è un sacco di roba. Allora, c'è Ibis e Alessandro, cioè praticamente Ibis e Alex Tiger. Qui abbiamo un disegno di Captain Tsubasa che è preso da un'immagine iconica. Molto sketchato, Alex. Ok, mi piace. Vabbè, Captain Tsubasa è Captain Tsubasa. E poi andiamo a vedere Valentina. Allora, questo personaggio si chiama Mia Shinen, fa parte di Skate the Infinity, l'anime parla di questi ragazzi che affrontano delle corse di skateboard segrete. Come personaggio Mia mi è piaciuto molto perché è vestito a gatto, adorato il suo carattere. Attenzione! Ma questi te li sei proprio portati dietro. Non so che fare, quindi cose a caso. Mi piace, veramente adolescenziale. Oh, ma ti sei personalizzata la scatolina dei pochi? Che bello, che bello, geniale. Sono cose meravigliose. Bellissime. Veramente molto, molto belle. Grazie, grazie Ibis. Molto, molto brava. Se qualcun altro di voi vuole disegnare qualcosa, mi raccomando, disegnatelo a casa. Noi siamo ancora, cioè abbiamo ancora una quarantina di minuti. Intanto io sto continuando il mio Anamichi Sakuragi, che penso che mi sta piacendo come sta avvenendo, mi sta proprio prendendo bene. Bene. Ne ho ancora sei da fare. Nel senso, Ibis, vuoi disegnarne altre sei? Pacca boia. Sta facendo una speedrun dei disegni. Una super speedrun. Allora, io aspettavo anche Kika, che aveva detto sarebbe stata dai nostri stasera, avrebbe disegnato, però purtroppo non la vedo ancora arrivare, sono un poco dispiaciuto, ma giusto un goccino, però adesso metterò il disegno di qualcun altro. Questo amico mi sta veramente piacendo come mi sta venendo, puttana Eva, ragazzi, scusatemi, è molto tanto. Figo. È la prima volta che sono così gasato da un disegno. Vai. Wow. Matteo, devi ricondividere la tua... giusto. Condividi. Sì, ok Ibis. Se non hai ancora un account, va benissimo. Ho condiviso. Hai. Oh, eccolo qui. Sì, ma me lo ricordo lui con questo aspetto demoniaco. Sì, lui era molto stilizzato. In realtà tutti i personaggi di questo manga erano molto stilizzati. Non come quelli tipo di Slam Dunk, che alla fine ricordano un po' l'anatomia umana. Questi alcuni erano proprio forme di demoni, di scimmie, oppure c'era uno che era proprio quello tondo, che è letteralmente un cerchio, non ci ha provato neanche a fare una persona. E immaginati l'uomo Michelin, ma fatto come un personaggio che gioca a rugby. Ma io ti dico che comunque Murata, quando disegna anche One Punch Man, gli piace tantissimo scazzare sui personaggi e fare dei personaggi assurdi. Infatti gli esseri misteriosi di One Punch Man secondo me vengono anche da questa sua inventiva pazzesca. Molto probabile. Perché come character designer a me lui piace tantissimo. Sì. E invece volevo chiedere a Michelle, cioè, che aveva... La sua idea invece del Spokon che voleva fare. Sì, allora mi è difficile da pensare, perché mi viene sempre da pensare che un Spokon, se devi farlo, devi farlo su un sport che conosci, perché altrimenti ti verrà qualcosa di irrealistico. Quindi lo sport che io ho praticato è stato il nuoto. Quindi, ok, figo. Sicuramente se facessi uno Spokon lo farei sul nuoto e esplorerei qualcosa che ha a che fare con il nuoto, o dei personaggi che nuotano in qualche modo.
e penso tipo una cosa che potrei esplorare volendo è che la mia parte preferita del fare nuoto era lo stare sott'acqua, perché mi piaceva molto il conforto che dava il nuotare proprio tipo avvolto dall'acqua, se mi sembrava proprio tipo bello tipo essere lì e tipo sentire l'acqua e non essere fuori. E quindi potrebbe essere un personaggio che ha delle sensazioni simili, delle esperienze simili, che magari trova calmante essere sott'acqua e quindi tipo usa il nuoto un po' per magari tipo gestire anche le ansie del resto della vita, queste cose qua. Può essere una cosa che... Molto bello. Sembro quasi io, Michelle, nel senso che cioè, io vado a nuotare 2 o 3 volte a settimana adesso e non ci rinuncerei. Tra le altre cose, perché ho sempre nuotato tanto, ma ho ripreso adesso insieme anche alla dieta e tutto il resto, perché è una cosa che mi piace. Poi quando esci fuori sei veramente rinfrancato nello spirito, o quantomeno sei veramente esausto, ma nel modo giusto, via, insomma. Poi sono anch'io d'accordo sul fatto che sott'acqua c'è una calma, ragazzi, è tutto vattato. Sì, è bellissimo. Ora Michelle, o hai smesso? No, ho smesso ho smesso un po' di tempo, da molti anni in realtà, perché poi ho iniziato ad avere problemi di vista e quindi non ho più nuotato per questo. Però vabbè, ma... dovrei smettere anch'io allora. No, lo so, è che poi ho smesso, una volta che smetti è difficile riprendere, però... pensandoci mi piacerebbe prima o poi riprendere, magari mi faccio degli occhialini graduati e vado. Ma guarda, io semplicemente nuoto senza vedere un tubo e dico agli altri: ragazzi, non ci vedo un tubo, ciao, chi sei? No, tipo questa cosa. Perfetto. Qua. Perfetto. Mi salutano in piscina, ciao Marco, buonasera. Michelle, siamo in 2 sulla cosa dello stare nell'acqua. Okay, oh, che bello. Perfetto. A Michelle piacerebbe vedere Amanchu, allora. Cos'è Amanchu? Dustin, dici cos'è Amanchu. Marco, buonasera. Se vuoi fare un disegno a tema Spokon, mi raccomando, cerca di non fare un disegno troppo, diciamo, di quelli osè, ma facci un disegno di un qualcosa di sportivo. Se vuoi anche qualcosa che abbia, diciamo, attinenza con lo sport proprio in generale, anche in Italia. E, che cos'è comunque Amanchu? Conosciuto Caterina al Comic Con di Napoli. Oh, bene, bene. Com'è andato il Comic Con, ragazzi? Io non sono andata. Qualcuno conosce Amanchu? Per favore. No, non lo conosco, non purtroppo. Non l'ho mai sentito. Se vuoi raccontarci, poi facci sapere. Comunque anch'io ho fatto per poco tempo, ma mi piacerebbe rifarlo per affrontare la mia ansia nello stare sott'acqua. Non ci sono andata purtroppo al Comic Con. Per me bene, ho venduto anche alcuni disegni in commissione live. Ok. Grande. Nice. Bene. Bene, Marco. Molto, molto bene. Fiera in cui vendi, buona fiera. Sempre. Oh, vabbè, il Comic Con è il Comic Con. Mi hanno detto ci sono state delle tensioni perché avevate tutti paura di quando il Napoli sarebbe uscito dallo stadio. Sì, un mio amico ci è andato ed è spaventato da quello. Perché cioè, sarebbe potuto essere, diciamo, una specie di Armageddon. Ma vabbè, dai. È andato bene, ragazzi, è andato bene. Male. Allora, molto rilassato, molto carino. Anime su una liceale che si avvicina al nuoto subacqueo dalle prime immersioni al conseguimento del brevetto. Oh. Vacca boia, Dustin, è uno di quegli anime. Cioè, ma secondo me i giapponesi sono bravi a fare anime per tutto. Interessante. Ma è tratto da una storia vera oppure è stato... Allora, intanto, aspetta, che versione Clip Studio state usando, la X o la Pro? Io ho la X. Voi anch'io la X. Anch'io la X, sì. Vedi? Però per illustrazione è la stessa cosa alla fine. Sì, non cambia molto. No, vabbè, la X ha delle features più che altro per fare manga. Che sono buone.
anche se io non ne so usare mezza. Badunsh. No, nel senso yeah. No, più che altro tutte queste cose, anche del gestire le pagine, i progetti e tutto il resto, sono veramente gronchio. Io piglio e disegno, purtroppo, ragazzi. Avete visto come faccio, no? E quindi... Se è il metodo che funziona per te, vuol dire che... puoi usare quello e poi se un giorno vorrai cambiarlo avrai gli strumenti per farlo. Muy bien. E Angela dice perché ho intenzione di aspettare i saldi di novembre per comprarlo definitivamente. Ok, brava. È una storia originale, grazie Tasten. Tema Spokon, cioè anime a tema sportivo. Quindi, cioè, ne avrai visti un bordello anche te, Marco, cioè, nel senso, sicuramente avrai in testa qualche anime da disegnare che sarà figo. Quindi, cioè, io mi aspetto grandi cose. Però ricordati, noi abbiamo tempo fino alle 10:30, poi dopo, mi dispiace, ma dobbiamo staccare perché per ovvie ragioni anche Matteo e Michelle... devono per forza riposarsi un pochino, anzi grazie che sono presenti stasera, vostri cari affezionatissimi. Andiamo avanti. Come sempre fa piacere e come sempre se finite i disegni dopo la fine della live potete mandarceli lo stesso e noi li vediamo sui nostri profili, ci condividiamo tra di noi e siamo sempre molto felici di vedere quello che fate mentre noi stiamo qua a chiacchierare tutti assieme a produrre lavori e parlare un po' del tema della serata. Raga, sto un amici mi gasa tantissimo. Qua c'è la versione fuori di melone Grand Blue Dreaming. Ok. Cos'è la versione fuori di melone? Nella mia tesi sto parlando anche degli anime. Infatti la storia dell'animazione giapponese mi è uscita 4 pagine. Soltanto, Angela? Porca vacca. Se vuoi ne ho uno quasi pronto. Intanto mandamelo, Marco. Però con il mio art regol posso lo stesso oppure no? Beh, dipende. È a tema sportivo. Se non è a tema sportivo, sarebbe meglio fosse un manga sportivo. Cioè, tema proprio manga sport. Perché vorremmo restare attinenti al tema della live, capito Marco? Quindi cioè, se puoi preparare qualcosa, magari sarebbe meglio. Tanto io ragazzi continuo. Allora, facciamo vedere come sta andando avanti il lavoro di Michelle. Michelle, facci vedere, fai un zoom eccolo, out. Eccolo, veramente molto bellino. Grazie. Ci stiamo. Veramente tra l'altro mi piace un sacco il tocco. Stanno uscendo dei disegni niente male, ragazzi. Mi piace un sacco il tocco del corvo sulla spalla. Grazie. Perché il corvo? Perché parlando di tutte le metafore e simbologie della storia, una cosa che l'autore fa sempre è che ogni scuola ha un animale associato in base in genere un animale in base al nome della scuola e il nome dove va il protagonista si chiama Karasuno con Karasu che è il corvo e quindi per esempio quando c'è una battaglia metti con un'altra scuola che si chiama Nekoma con Neko di gatto fanno vedere la simbologia di il gatto e il corvo che sono lì sulla strada a guardarsi tipo a essere lì in modalità fight, no? Ed è molto una di quelle cose molto belle che mi piace, quindi loro sono molto spesso raffigurati con i corvi, la squadra protagonista. Allora, Angela Cafasso, potrei scrivere di più, ma comunque non posso copiare per filo e segno cosa dice Wikipedia o altri siti, perché devo fare l'antiplagio dopo. Esatto, ragazzi. Sì. Se no sarebbe semplice. Sarebbe veramente molto semplice, infatti sta diventando un po' troppo semplice scrivere oggi come oggi con le nuove applicazioni tecnologiche. Bene che ci sia anche una sorta di antiplagio. Sì, ci sono comunque dei controlli, però per esempio con ChatGPT o altri sistemi si sta iniziando a... cioè le varie università stanno iniziando a correre i ripari perché c'è il rischio di beccarsi sì, stanno cercando di sviluppare dei software che riconoscano esatto. Questo genere di contenuti e credo che sia salutare anche per altri motivi però vabbè questa è una tematica molto molto grossa che va oltre agli argomenti che possiamo trattare stasera sì.
E oltre al nuoto avete fatto altri sport? Io solo il nuoto. Voi? Tu, Matteo? Allora, io ho fatto anche il nuoto, solo che come te avevo un po' difficoltà a vedere sott'acqua e andavo sempre a sbattere contro la gente. E poi non mi faceva impazzire l'odore del cloro. Oh! L'ho sempre trovato un po' fastidioso. E poi ho fatto judo, ho fatto atletica, danza, poi un po' di parkour, tipo 4 anni di parkour. Wow, ne ho provati, poco. Ne ho provati un po' di sport, in realtà non ho mai trovato uno che mi rimanesse così, nel quale rimanessi veramente interessato. Forse perché non ero bravo, come dice il personaggio di IQ. Però tutto sommato in alcuni tipo parkour mi ero divertito molto, imparare a saltare molto in lungo cercando di fermarsi in piedi o dondolarsi sulle sbarre, molto divertente. Anche se ti vengono dei calli assurdi alle mani, madonna. Immagino deve essere tipo anche il... paura di farti male poi magari, perché se sì, ho visto gente cadere e farsi molto molto male, alcuni andare all'ospedale, e infatti sono sempre stato quello un po' più cauto nel gruppo, che faceva meno cose per sicurezza, però quelle che facevo comunque mi divertivano. Bello. E ma parkour non ci vedevo proprio, guarda, veramente. Ma io ho fatto soltanto Vinciun, nuoto, poi ciclismo un pochino con un amico quando era il periodo del Covid, andavo in bicicletta, e poi jogging, tanto jogging. Ma sono tutti sport che la gente mi dice come fai a farli, sono tutti molto pallosi, a parte il Vinciun che vabbè, almeno un pochino ti meni in palestra, quindi è divertente. Non mi sembra molto noioso, ecco, cioè mi sembra molto dinamico, di cerca di non finire per terra lanciato da una persona molto più bassa di te, da come l'hai descritto tu. No, più che altro poi si fanno simulazioni di ingaggio, situazioni e roba del genere, certo non è che diventi Steven Seagal, però cioè, in certe situazioni fa veramente comodo avere l'abitudine al movimento di queste cose. Vabbè, comunque vabbè, parlavo più che altro del jogging e del nuoto, che tutti mi dicono sono piuttosto noiosi perché vai sempre avanti e indietro, corri in tondo e roba del genere. Beh, c'è gente che va in palestra e sta letteralmente sulla treadmill a correre sul posto e guardare sempre dritto di fronte a sé, guardarsi un video davanti. Sai che divertente quello. Tanto vale... In effetti è vero, cioè la gente spende un sacco di tempo in palestra, ma è molto più palloso che nuotare o che fare jogging all'aperto, in effetti. Sì, secondo me è una cosa che il nuoto ha comunque, è anche sentire dell'acqua, che non ti capita spesso, no, di essere lì, a essere appunto sott'acqua. Vero. Quindi se è una cosa che ti piace, la senti la differenza. Sì. Ok, magari tipo se sei 10 ore ti annoi, però sai, per quell'oretta lì magari... No, io invece, cioè, in effetti è vero, anche al mare ho sempre nuotato tanto, quindi cioè, magari quest'anno potrei andarci di più, quello sì. Andare a trovare un mio amico a Carrara, che quello è sicuramente una cosa migliore da fare. E poi comunque la piscina chiude d'estate, quindi... Yeah! Beh, all'estate si può andare tipo ai parchi acquatici, altri posti dove comunque ci sono queste piscine giganti in cui nuotare. Ma io le piscine all'aperto le ho sempre un po' snobbate, ragazzi. Sì? Sì. Che differenza? Ma a parte che ho sempre avuto un po' di problemi a mostrarmi in costume, quello sì. Ah. Okay. Però in piscina no. No, in piscina no, ma vabbè, ma lì è un'altra cosa. Poi vabbè, ora sono anche dimagrito un casino, cioè devo rimettermi un attimo, come dire, in dialogo con il mio corpo, perché non mi sembra più il mio. Nel senso, ho proprio perso un sacco di chili e non c'ero abituato, era tanto tempo che non avevo una forma fisica del genere. Secondo voi ci dovrei fare anche un'ombra? Ah già, ma non lo sto mostrando il disegno. Bene. Un attimo.
vediamo un po', vado più sull'arancio. Molto bello, Michelle. Veramente sì, molto bello. Molto fresco, soprattutto, anche. Piace. Mi piace veramente e tanto. Dei personaggi di IQ, qual era quello, il tuo preferito? Erano tutti belli i personaggi. Ce n'erano alcuni che magari mi avevano appassionato di più, altri un po' di meno, però... Non avevo tipo un preferito che era tipo tante spanne sopra gli altri, erano tutti scritti bene. Ok. Perché ad esempio mia sorella, se non sbaglio, piaceva molto uno dei Nekomata, che aveva praticamente i capelli biondi con un ciuffo centrale scuro. Lui è molto iconico come personaggio, sì. Poi era bello perché quando faceva le espressioni sembrava proprio un gatto, anche nel manga, sì. Era presentato molto felino. Sì, sì. Ah, mi viene voglia di rileggerlo così, tantissimo che non lo rileggo. Un po' di nostalgia. Sì. A volte trovo che sia fantastico rileggere manga o riguardare anime che si sono visti all'inizio, comunque molto tempo prima. Perché li vedi con delle lenti diverse e dici, cavoli, questo mi piaceva molto in passato, ma adesso non mi piace più, oppure, cavoli, questo mi piace ancora. È ancora sì. Qualcosa che mi è rimasto da allora. Sì. Così anche magari tipo notare cose che prima non avevi visto, adesso ti rimangono di più. Esatto. Un po' come una cosa per cui mi prendono per i fondelli tutti, che rileggo i volumi di One Piece tipo 30 volte. Ma quello è per la quantità, non è per il fatto che lo fai. Perché? Cioè, che quantità strana, cioè, che dovrebbe avere di strano quella quantità okay. Lì? Rileggere One Piece significa praticamente avere una mole di contenuti di roba da leggere in più nel frattempo che sta ancora uscendo, quindi vuol dire che per leggere il One Piece di adesso e il One Piece di allora diventa veramente una serie infinita. Da fuori magari viene vista un po' più come una cosa impressionante, ma anche in modo positivo, perché vuol dire che stai veramente, ti piace talmente tanto che stai investendo tutto quel tempo nel rileggerla. Sì, in effetti sì, mi piace veramente tantissimo. Ma è una cosa per cui mi prendono in giro tante persone, anche altri colleghi o roba del genere, come per esempio Salvatore. Però sento molta gente che ogni tanto se lo rilegge One Piece, nonostante la mole di volumi. Ma io non sto parlando di rileggere proprio tutta la serie, che quello comunque lo faccio periodicamente, ma di rileggermi ogni singolo volume almeno dalle 10 alle 30 volte. Ah, lo stesso volume nella stessa giornata? No, nella stessa giornata no. Però quando lo compro non lo leggo una volta sola. One Piece non è uno di quei manga che leggo una volta sola, per dirti. Ok. Beh, alla fine ci sta, mostra tipo quanto ti piace leggere quella storia, quanto significa per te, e quindi... cioè, secondo me è proprio significativo che uno stesso volume, quindi una stessa parte di storia, ti piace talmente tanto che hai avuto voglia di rileggere anche addirittura 10, 20, 30 volte. è proprio tipo una dimostrazione di quanto sia grande questa storia per te, quanto significhi. Sì. Allora, quanto so, il creatore di IQ è fan degli horror. Ogni tanto, infatti, ci sono dei fermo immagini dove i personaggi fanno delle facce horror apposta. Okay. Sì, in effetti ci sono. Ma dai. Io sono in pari 104 volumi, molti personaggi secondari ormai sono dimenticati. Robby ogni tanto li ritira fuori, come per esempio Django e Pugno di Ferro Full Body, che a me mi fanno schiantare da ride, sono due imbecilli, però vabbè, queste sono cose che non sono cose, come al solito. Poi vabbè, molti personaggi, alle persone non piace che Oda tiri fuori tanti personaggi che poi dopo non tornano più. Però invece anche il microcosmo che ha costruito è parte del fascino che ha One Piece, secondo me. Vabbè, lasciamo stare gli ultimi volumi. Io quando a un certo punto li ho letti, ho dovuto scrivere subito al fresco. Ma hai visto cos'è successo qui? Non ti immagini nemmeno cosa succede dopo. Lui sa. He knows. Vabbè.
una saga che mi sta dando questa sensazione di leggerlo migliaia di volte è Aragone no Keio, non so se conoscete. Attenzione Ibis, me lo guardo subito. Che Aragone no Keio sarà... Non l'ho mai sentita questa. Aragane no Keio, non Aragone. Aragane, ok. Che cos'è? Diamond in the Rough. Che cos'è? Sembra un manga su arti marziali fantasy. Cos'è? Interessante. È su Manga Plus ed è nuova. È uscito da poco. Ho scritto Aragane, sì, scusami. Gli ultimi di proprio... One Piece, tanta roba. Sì, sì, Roby, e se sai è di cosa parlo, i manifesti dei ricercati, punto. Lascia stare. Non diciamo nient'altro. Aragane no Keio, allora... mi sembra bello. Se è su Plus vuol dire che è proprio nuovissimissima. Sì, sì, è nuovo, nuovo, nuovo proprio. È anche molto carino, mi sembra. Cioè, è veramente... Tecnicamente i manga di adesso sono qualcosa comunque che sta... Ma... C'hanno veramente un livello tecnico pazzesco. È cominciato nel 2020. Sì, è di due, tre anni fa. Vediamo un po'. Oh, perché c'è un'immagine di Rooster Fighter? Che non c'entra più. Rooster Fighter è tornato. Un mondo dove le pietre assumono una importanza fondamentale. Un artigiano esperto nel trattare minerali durante la visita a un villaggio sotterraneo incontra un ragazzo il cui piede sinistro è pietrificato ed intraprendono un viaggio per salvare la famiglia del ragazzo. Carino. Carino, carino. Molto, molto bene. Ti sta dando questa stessa sensazione? Te lo rileggi tante volte? Bene. Allora, intanto, vediamo un po' che cosa posso fare per migliorare questo disegno. Ma mi sa che farò la solita cagata di metterci... Di fare una cosa. Guarda che figo che sta avvenendo invece. Ma guarda un po'. E chi se lo aspettava? E noi siamo qua trepidanti aspettando di vedere. No, vabbè. Ciao Ali, buonasera. Ali Patella. Intanto mostro di nuovo il mio disegno. Eccolo qua, ragazzi. E la Madosca. Wow. Mi sta proprio piacendo lavorarci, però ho come l'impressione di aver aggiunto troppo. Secondo voi, ragazzi? Dici? A me piace. No, la luce ci sta un sacco, da molta... Sembra quasi illuminazione d'effetto quando c'è una scena importante dove il protagonista sta riflettendo o con quel personaggio... In realtà è una tecnica che ho imparato all'Accademia. Fai una cosa sulla carta tinta e poi tiri fuori le luci con i colori chiari. Ok. Però non avevo mai pensato di usarla così, perché invece di cancellare l'ombra sto usando il bianco per fare un effetto di luce. E lo rende molto più scenografico e cinematografico. Questa non l'avevo mai provata, è una piccola variazione sul tema. Infatti giocare in questa maniera mi piace molto. Giocare in questa maniera in una live di Spokon ci sta. Direi, dai. Voi gli sport li considerate come giochi o come lavori? Sakuragi MVP da parte di Roby. Marco inviato, magari un po' di texto sul pallone poi mi fermerei. Ruggine over the top, grazie ragazzi, ma non esagerate con i complimenti. vediamo un po' il disegno di Marco intanto. Oh sì, ok. Marco e Gigi la Trottola, o meglio Dash Capei. Sì, ti sei proprio fatto così. Meravigliosa questa cosa. Le mutandine di Anna, sì, che ormai è una cosa quasi innocente, nel senso. Dash Capei, per chi non lo sapesse, era un famoso anime chiamato Gigi la Trottola da noi, che era di Noboru Rokuda, un anime umoristico che però aveva un umorismo. Angela Cafasso, Ruggine, stupendo, cosa hai creato? Sono serissima. Grazie Angela, mi fanno sempre piacere i complimenti. Comunque siamo tutti quanti al top stasera, non so se avete notato, ma abbiamo fatto veramente dei bei disegni. Marco, comunque grazie per aver partecipato, il disegno mi è piaciuto molto, perché ovviamente Dash Capei, anche se è umoristico, è considerabile come uno spokon, perché
veramente gli hanno fatto affrontare qualsiasi tipo di sport, tra cui anche il ping pong, che era una cosa stranissima. Ping pong. C'era questo ragazzino, Kapei Shimada, che aveva delle doti fisiche eccezionali, ma era un coglione di prima categoria. No. Cioè, era veramente una stupidaggine. L'umorismo di Dash Kapei oggi non sarebbe politicamente corretto, e francamente in alcuni casi sarebbe anche un po' cringe. Però all'epoca faceva ridere, c'erano delle trovate umoristiche meravigliose. C'era una puntata dell'anime dove loro, invece che giocare a basket, erano in un accidente di astronave che si trasformava in un robottone, non si capisce bene perché, ma era veramente stupido. Era stupido a dei livelli che poche cose erano così stupide, forse nemmeno Ultimate Muscle era così imbecille. Sto dicendo tutto, ragazzi, non so se avete mai visto Ultimate Muscle, però sapete di cosa parlo. No, tra le altre cose, Giada non è potuta essere con noi per un imprevisto, se no lei avrebbe portato Ultimate Muscle e Keijo, che per chi non lo conosce è uno sport che non esiste, cioè è praticamente sumo fatto con le chiappe, da ragazze in costume da bagno. Nonostante tutto, ragazzi, non immaginate un anime ecchi o roba del genere. Keijo era veramente semplicemente un anime stupido, anche quello, con un umorismo tra l'altro anche di bassa lega, una trollata praticamente. Rip Giadina, sì, purtroppo ha avuto un imprevisto, quindi speriamo che non abbia avuto niente di grave, mandategli delle vibrazioni positive o scrivetegli qualche messaggino. Dunque, invece, vediamo un po'. Allora, risposta alla domanda di Matteo, dipende, ad esempio io gioco a tennis solo per divertimento, ma ci sono altri che fanno sport per lavoro. Sì, ragazzi, lo sport può diventare un lavoro, una professione, secondo me è legittimo che lo sia, tra le altre cose. Però per tante persone è diverso, potrebbe essere una cosa diversa. Non ho un'opinione in proposito, cioè lo sport è un lavoro per tanti, quindi non me la sento di dire secondo me è o secondo me non è. Ok. Va bene come risposta, Matteo? Non c'è una risposta giusta e una risposta sbagliata, era solo curioso perché ho sentito anche altre opinioni contrastanti a questa e anche la chat, volevo sapere se qualcuno in chat magari vuole contrastare questa, fare un po' l'avvocato del diavolo e dire e invece no, io dico che è al contrario. Allora, Keijo per qualche mese era attiva la Lega Spagnola, lo stavano praticando realmente? Ma il tema coincide con la semifinale di Champions Calcio Inter Milan? No, Marco, nessuno di noi è appassionato di calcio, mi dispiace. O quasi. Aspetta un attimo. Scusate ragazzi, questo non ci credo, è vero. Hanno fatto davvero Keijo in Spagna, non ci voglio credere. Oh no. Keijo in the real life, e non ve lo faccio vedere. Mi dispiace. Cioè, veramente, dai. Siamo proprio ok. Oh no, bravo. Allora, anche per me dipende, andando a cavallo a 4 anni adesso sto facendo i brevetti, poi per avere anche delle possibilità di lavoro, però questo non mi impedisce di divertirmi. I brevetti per andare a cavallo, che figata, non ci avevo mai pensato. Vedi che ruba un cavallo, Voi siete mai andati a cavallo? Solo una volta quando ero piccolo e mi sono spaventato tantissimo. I cavalli mi fanno molta paura perché sono bestie imponenti e potentissime. No, sono proprio potenti. 9000. No, ma non è quello, cioè è proprio, sono proprio forti fisicamente. Tu non hai idea di quanto siano forti. No, ma lo so, sto esagerando perché... Sì, anche io sono andata una volta sola, ma non faceva per me, era troppo tipo, cioè mi faceva un po' paura tipo il fatto che dovevi essere lì in alto, poi avevo paura che tipo in qualche modo potessi fare del male al cavallo. Non so, che magari non succede, però avevo anche quella paura, non so, tipo se ero lì sono impacciata, quindi non era una cosa che faceva per me personalmente, però sicuramente tipo ammiro chi riesce a farlo perché deve essere bello. A me piacerebbe semplicemente andare a giro con il cavallo e con la pistola e magari con un poncio. In America vai... Esatto! Mezzogiorno di fuoco.
Sì, tipo, ehi, straniero, torna questa sui tuoi passi. Questa città non è abbastanza grande per tutte e due. Questa città non è abbastanza grande per tutti e due. Tu! E sputi nella sputacchiera, che schifo. Esatto. Ci vorrebbe Rennero per tenere su me. Tasten, io non... No, dai. Rennero era il cavallo di Rao, il fratello di Kenshiro, nella serie Hokuto no Ken. Era un cavallo più grande di un trattore. Era epico, perché faceva ridere tantissimo che Rao arrivava con questo cavallo che aveva uno zoccolo grande quanto una sedia, ma va bene. Poi, domanda completamente off topic, avete comprato il nuovo Zelda? Andrea Art 24? No, non ancora, e credo che non lo comprerò finché non avrò una Switch, però va bene. Io in realtà ho comprato due nuovi videogiochi, Dead Island 2 e God of War Ragnarok, penso che me li godrò entrambi. Perché Dead Island 2 lo aspettavo da 10 anni, ma sono un incompreso. Io faccio monta western, Roby figo. Ali Patella, beato chi ce l'ha, i miei è già tanto se mi comprano un videogiochino scemo a 15 euro. Ali Patella, io ti dico una cosa, quando avevo il Mega Drive andavo a lavorare a fare il contadino per guadagnare soldi per comprarmi videogiochi. Andavo ad aiutare il contadino nel paese, che era troppo vecchio per andare nel campo da solo, e mi alzavo alle 6 la mattina per diserbargli il campo. Madonna. Non è che voglio fare, però voglio dire, qualcuno che ti dia qualche spicciolo per fare il giardino o roba del genere, secondo me lo trovi, quindi ingegnati di conseguenza, che secondo me è anche una bella esperienza comprarsi un videogioco con le proprie forze. Non voglio fare il vecchio saggio, però lo dico. Ha un effetto diverso quando compri le cose con i tuoi soldi che ti sei guadagnato rispetto a quando... te ne regalano uno, e quindi magari dopo un po' ti stufi, lo lasci lì. Sarà che a me non mi hanno proprio mai comprato niente, o quasi. Comunque, vabbè, questa è una questione anche di punti di vista. Allora, ragazzi, io qui sto andando avanti con il mio slam dunk. Nice. Non si dice così, Matteo, si dice? Slam dunk? No, noise. 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 Ormai noi parliamo la lingua di internet, beato che ci sta dietro. Noi andiamo avanti a meme. Siamo avantissimo. Mi aspetto di vedere gli anziani domani dire bella raga agli altri anziani. Bella zio. Bella zio. Allora, qui forse gli ho fatto troppo sudore. Io tolgo. No, non lo so. Comunque ho visto molti Spokon in cui veramente, soprattutto quelli di, non so perché, ma di basket mi sembrano molto molto un punto molto importante della storia, anche le gocce di sudore che volano nel vento dei personaggi. Sarà il modo tipo per trasmettere. In pizzeria, il primo gioco che presi fu Armored Core, che non sono mai riuscito a giocare perché era complicatissimo. Tasten, veramente. Va bene, ragazzi, il mio Hanamichi Sakurashi è quasi finito. Nice. Che ne pensate? Come ho detto prima, è molto molto figo e continua a migliorare ogni dettaglio che aggiungi. Sì, assolutamente. Anch'io penso di aver quasi finito, comunque. Yes, infatti ora mostro anche i vostri, ragazzi. Aspettate un momentino che sì, metto la pipetta. Sì, vai. Devo... È stata proprio una live benedetta. Guarda che cazzo di disegno che mi è uscito fuori. Ma guarda te. È bello quando qualcosa... Passi delle giornate a cercare di disegnare delle cose, ti vengono delle cagate, e poi fai una live così. Ciao, ragazzi, sono Ruggine, ho fatto l'Amici Sakuragi. Tra l'altro c'è un film come quello di Noe, vabbè, ok. Bene, ragazzi, dai. Facciamo vedere quello che sta facendo Matteo. Ah, Matteo, va bene. Hai usato un asset qui? Sì, ho preso spunto da un asset di una mitragliatrice, perché non avevo abbastanza tempo fisico in live per mettermi a ricrearla con tutti i righelli. No, vabbè, sarebbe inutile, ragazzi. Però cioè... volevo rappresentare appunto questo personaggio che è anche molto violento, cioè utilizzava armi, esplosivi, altre cose per arrivare sui fini. Con aspetta, nel rugby americano, esatto, cioè, era, però era preso in modo molto divertente. Ok. Lui faceva saltare in aria edifici, ma tutti ridevano alla fine. Non c'era da ridere, era diseducativa questa cosa, maledetti. Abbastanza, però no.
era fatto in modo molto comico alla Acne di Willy Coyote, ecco. Aspettate un attimo. Era molto un manga over the top, cioè che le cose le faceva molto esagerate, sì, i personaggi avevano delle abilità, cioè uno era molto veloce, diventava veramente talmente veloce che la gente non riusciva più a vederlo quando correva, anche se non c'erano superpoteri o altre cose, i personaggi venivano proprio mostrati sovraumani con il disegno, non tanto con i poteri. Cioè da come li disegnava, da come li aspettava, sembravano sovraumani, ma in realtà erano persone normali. Bombissima, Matteo, veramente bombissima. Poi alla fine, cioè, immagino se pur non essendoci dei poteri, magari se ci sono dei personaggi che per esempio usano gli esplosivi, capisci tipo il livello di over the top che stava utilizzando. Esatto. Allora, intanto faccio vedere anche il disegno di Michelle. Mm-hmm. Bello questo, Mish. Grazie. Veramente. Oh, molto, con la luce bello dietro. Che figata, non ho mai usato un espediente del genere, dovrei farlo anche io. Coglione, coglione, sei un coglione, Ruggito. Poi la sua felpa mi ricorda tantissimo le ali di un corvo e quindi si sposa benissimo con col suo personaggio, ci sta un sacco. Grazie. Allora ragazzi, sono le 22:25, siamo quasi alla fine della nostra live. Mi sa che ce la siamo proprio cavata benino stasera, grazie mille ragazzi, è stata una bella live. Grazie Ibis, sempre sempre apprezzate queste cose. Allora, rimostriamo tutto quanto da capo, ragazzi, negli ultimi 5 minuti. Allora, questo è il mio Hanamichi Sakurashi, dove ho cambiato lo sfondo. Lo sfondo, aiuto! Ci sta meglio, secondo me, così. Sì, cioè lo fa risaltare molto di più di prima. Ma poi, vabbè, erano degli accostamenti cromatici che avevo visto nelle copertine di Noe, comunque. Poi rivediamo di nuovo il disegno di Matteo. Bello. Matteo, che figata. Domani ci facciamo delle stories della Madonna, perché abbiamo anche avuto dei contributi molto carini qui a casa. L'unica cosa, mi manca quello di Kika. Kika aveva detto che avrebbe fatto un disegno, infatti ora gli scrivo. Poi lo scopriremo cosa è successo, magari c'è stato un contrattempo. Aspetta. Era prima una fa e Alex ne ha fatto un altro, quindi intanto mostriamo quello di Michelle di nuovo. Allora mostriamo l'ultimo disegno di Alex, poi ci rifermiamo a fare una piccola panoramica sui nostri di nuovo e poi dopo ce ne andiamo a nanna, ragazzi, perché ce lo siamo meritato. Vediamo un fai po'. Tutto questo sport è veramente faticoso. Sì. io guarda che lo faccio davvero. No, ma era una battuta. Ciao Marco, buonasera. Ciao. Allora, buonasera, io sto aspettando, Alex. Attenzione. Eccolo qua, vediamo un po'. Ui, però questo non si vede. Aspetta un attimo, lo ricarico. Eccolo. Oh, vabbè, ok, ragazzi, allora. Qui abbiamo da Alex un'altra immagine iconica, Rocky Joe. Eccolo! Iconicissimo, sì. Super iconico. Super iconico, veramente. Va bene, ragazzi, di nuovo, facciamo vedere di nuovo il mio Hanamichi, il personaggio di Eye Shield 21 di Matteo e il personaggio di IQ fatto da Michelle, questa cosa qui del bianco io adesso te la copierò in un altro. Vai. Bene, ragazzi, allora torno a dire anche ai nostri spettatori e al nostro pubblico che purtroppo le live termineranno con il mese di maggio e vedremo poi se ripristinarle a data da destinarsi verso settembre, perché abbiamo l'impegno dei corsi estivi e di svariate altre cose che ci stanno tenendo impegnati. Quindi
mi raccomando, cercate di partecipare in massa alle ultime 2-3 live che faremo questo mese, perché poi non ne avrete più. Per quello che mi riguarda, grazie di tutto, grazie della compagnia, buona serata a tutti quanti, grazie a Michelle, grazie a Matteo, ci vediamo la prossima settimana. Ciao a tutti e buona serata. Buona serata. Grazie a tutti, buona serata.